Signore e signore, signore e signori, Gene Gnocchi! Buonasera, grazie. Allora, prima di cominciare lo spettacolo volevo dire due o tre cose. Allora, la prima è che ringrazio il comune di Ripa Transone che ha dato 5.000 euro perché questa serata non si svolgesse a Ripa Transone. Poi volevo dire che sono molto contento di essere qui a San Benedetto del Tronto, perché io ho cominciato la mia carriera praticamente a Grotta Mare e quindi sono contento di chiuderla qui. Non c'entra niente. Un'altra cosa è una cosa tecnica: durante la serata io userò questo laser, ecco così. Il fortunato che viene colpito dal laser dovrà alzarsi, uscire dal teatro e andarmi a cambiare il disco orario alla macchina, perché ce l'ho. Allora, intanto prima cosa volevo spiegarvi come mai io sono qui stasera al Teatro Concordia di San Benedetto, cioè quali sono state le circostanze che mi hanno portato fin qui, perché voi direte: ma come mai sei qui? Io sono qui stasera sostanzialmente perché non c'è lavoro, non sai dove sbattere la testa. No, lo dico perché quest'estate mi hanno chiamato due feste dell'unità, ma per friggere. C'è anche televisione, io non ne faccio praticamente più, sì, però io ho fatto i più bei programmi della televisione italiana, non scherzo, io ho fatto la Domenica Sportiva, non so se vi ricordate, con Paola Ferrari. Me lo ricordate? Lo dico perché quando faccio le serate molta gente mi chiede: ma tu che hai lavorato con Paola Ferrari, com'è Paola Ferrari dal vivo? No, com'è? Perché allora io lo dico anche a voi: com'è Paola Ferrari? Paola Ferrari, dovete sapere che viene assemblata 5 minuti prima della trasmissione. C'è proprio un libretto per le istruzioni, no? Come l'ha messo la Billy, no? La monta, no? In senso buono, non fatemi dire una cosa. No, il problema di Paola Ferrari qual è? È che quando noi eravamo in onda, per illuminare lei, avete presente l'illuminazione? Metà Lombardia rimaneva al buio. No, ma lo dico perché? Perché certe volte arrivava lì Paolo Brosio, che pensava di aver visto la Madonna di Medjugorje, e invece era Paola Ferrari, bisognava dire: non è la Madonna di Medjugorje, vai a casa. Bisognava dirglielo. No. Allora, vi spiego. Allora, cosa succede? Vi spiego come sono arrivato qui. Stavo cercando su internet delle offerte di lavoro, perché ormai devi guardare sempre su internet, no? E avevo trovato questa bellissima offerta di lavoro della famiglia Elkan, no? Loro cercavano uno che aiutasse l'Apo a riconoscere un uomo da una donna, no? Perché fa sempre dei casini, no? Porca miseria, sono andato lì, non aveva mica già preso un marrazzo. Ma che sfiga c'ho? Io non so se voi siete pratici di internet, però quando tu navighi in internet sei continuamente bombardato da queste spam. Sono prodotti che pretendono di migliorare la tua attività sessuale. Non so se avete preso, hanno dei nomi stranissimi, tipo il Larger Penis, Energy Penis, Third Penis. Io ho trovato un prodotto che fa il caso mio, perfetto. Praticamente questo prodotto non ti allunga il pene, però accorcia tutti quelli degli altri. Per me è perfetto, capito? Tra l'altro, no, siccome non c'è lavoro, io lo voglio dire, siccome non c'è lavoro, in questa ricerca ossessiva di lavoro, io lo dico anche, ho fatto il provino e l'ho superato, devo dire la verità, per entrare nei California Dream Man, no? Cosa ridi, stronzo? Sì, perché loro cercavano uno che sostituisse quello nero, quello di colore. Sì, perché è morto, non l'avete saputo?
è successo a Mantova durante una festa da Dio al Nubilato, no? Questo qui del California Dreamman doveva sbucare una torta, solo che questa torta era una sbrisolona, quelle secche di Mantova, c'è rimasto soffocato dentro, non ce l'ha mica fatto. Io però ho il problema che quando ballo col perizoma attaccato al pallo della lap dance, quando le donne mi mettono le banconote mi viene la psoriasi. Allora mi arriva una telefonata, chi è? Guardi, io sono l'agente di Rocco Siffredi, mi fa, è successo un problema. Com'è? Cosa è successo? È successo che Rocco Siffredi ha avuto un incidente sul set. Ma come? E niente, è successo, Rocco Siffredi stava girando un porno, era nudo, era troppo vicino al Chuck. E quando il regista ha fatto Chuck, praticamente dimezzato, no? È sempre una bella misura, però dimezzato. Siccome io sono il naturale sostituto di Rocco Siffredi, dopo lo vedrete, ridete, ma dopo lo vedrete. Mi hanno chiamato perché c'era da girare questo film porno dal sapore vagamente politico che si intitolava All'ex ministro del tornello salza tutto tranne quello, che è la storia di un ex ministro della Repubblica non tanto alto, anzi basso, brunetta, che si eccita solo se la sua partner entra in camera preceduta dal drill down di porta a porta, no? No, tra l'altro io voglio dire una cosa, con l'ex ministro brunetta io ci ho lavorato, sono stato suo personal trainer. E lì ho sbagliato io, mi prendo le mie responsabilità, ho sbagliato, gli ho sempre fatto fare troppa pressa, troppa. Perché non so se lo sapete, ma Brunetta tutti i giorni alle 9 cascasse il mondo, fa bungee jumping. Si lancia dal tavolo della cucina, non lo sapeva, ve lo dico io. Allora, fortunatamente la telefonata che ti cambia la vita. Chi è? Sono Samantha della loggia massonica segreta P3. Volevo dirle che se lei si iscrive alla nostra loggia massonica entro fine dicembre, noi le diamo in omaggio un cappuccio in lana merinos e l'appalto per l'eolico in Basilicata. No, guarda, io sto bene con la mia loggia massonica di centro-sinistra, abbiamo come capo massone Peppino Di Capri, sto bene. Vedeva che tergiversavano, allora mi fa, allora facciamo così. Oltre al cappuccio in lana merinos, all'appalto per l'eolico in Basilicata, si tenga forte. Io le faccio piastrellare tutto il bagno di casa a sua insaputa e le do la possibilità il 14 dicembre di fare una serata al Teatro Concordia di San Benedetto. No, dico, Mastico sta scherzando! Per me sarebbe un trampolino di lancio verso l'Europa pazzesco, è uno dei teatri più importanti del mondo. È frequentato da gente intelligentissima, come può uno piccolo come me fare una cosa di questo genere? Lei mi dice, chiami il sindaco di San Benedetto, allora, ho chiamato il sindaco, mi ha detto, guarda, vieni il 14, perché come comico dovevamo avere Toninelli, che è in giro col suo spettacolo Il Tunnel del Brennero, allora ho spiegato come mai sono qui. Allora, cosa faremo stasera? Io stasera... In realtà io volevo presentare l'album, abbiamo un album, soltanto che purtroppo non ho il musicista perché il mio musicista non è stato vaccinato perché ha 125 anni e non rientra nelle fasce di vaccinazione, perché le fasce di vaccinazione finiscono a 120. Quindi io chiedo semplicemente se qui tra il pubblico ci fosse uno che casualmente sa suonare la chitarra, sarebbe fantastico, perché possiamo fare uno spettacolo veramente. Prego, di dov'è lei, scusi? Sono di Campofilone. È sicuro? Bene, facciamo un applauso al Campofilone. No, sono prima di cosa... Quello che sono qua in vacanza a fare la settimana bianca. Allora le chiedo una cosa, lei è vaccinato? Sì? È certo che sono vaccinato. Che vaccino ha fatto? AstraZeneca, Pfizer, cosa ha fatto? Passerina sì. Ha fatto, sì? Quante dosi ne ha fatto? Oggi una ventina, però con i richiami io faccio pecorino.
apparecchiami fa il pecorino, sì. Ho capito. Ecco, senti, allora mi tolgo una curiosità. Lei è capace di suonare la chitarra eventualmente? Sì. Io? Ho suonato 4 anni con i Pink Floyd. Ma pensi che combinazione? Io facevo le buste paga dei Pink Floyd. Sì, adesso ho capito. Tutti fenomeni, sono tutti fenomeni. Mi faccia sentire 4 anni con i Pink Floyd, ma crede che, pensa che noi ci crediamo. Prenda quella chitarra lì, quella lì. È la chitarra che gli alieni hanno regalato a Red Ronnie, vede? Ecco, la usi, ecco, mi faccia sentire 4 anni con i Pink Floyd, sono tutti fenomeni, ragazzi. 4 anni per e mezzo, favore. Dai. Quanto? 4 e mezzo. Mi faccia sentire, sentiamo, 4 anni con i Pink Floyd. Sentiamo. Ma la smetta, per favore. Non pensavo, non avrei mai pensato, scusi, a questo punto mi tolgo una curiosità, ma come ha fatto lei a entrare nei Pink Floyd? Beh, io ho fatto un concorso col comune di Manchester, perché si era liberato un posto da Pink Floyd, e è andata bene, mi hanno preso. Secondo me lei ha fatto più dosi di pecorina. Scusi, ma chi c'era a questo concorso, scusi? Perché un concorso sono stati dei bravi, no? Vabbè, c'erano tutti i migliori, certo. C'ero io. Sì. Eric Clapton. Brian May. Brian Setzer. Sì. Mark Knopfler, madonna. Dodi Battaglia. C'era venuto anche Dodi, sì. E poi c'era il mio grande amico Alberto Radius, che se n'è andato qualche tempo fa. Facciamo un applauso al grande Alberto Radius, che non è più con noi. Porca miseria, che peccato. Eravamo molto amici, siamo andati insieme in macchina. Che macchina aveva Alberto Radio, scusi? C'aveva una Formula 3. Senti, ma lei com'è che non suona più con i Pink Floyd? Cos'è successo? Come mai? È perché adesso ho trovato da lavorare all'Eurospin, guadagno molto di più. Guadagna molto di più all'Eurospin? Sì, ma cioè perché? Più. Scusi, ma non pagano i Pink Floyd? Perché i Pink Floyd ti fanno sempre dei contratti con CoPro, non ti voglio mai pagare la malattia, i contributi. Poi mia moglie non voleva più, tutti i sabati e domenica ero sempre impegnato. Sabati e domenica? Sì. Perché? Facevamo i matrimoni, le comunioni, le crisi. I Pink Floyd? Sì. Ma veramente fanno tutti i matrimoni? Fine settimana. Ma sta scherzando. No, perché tra 15 giorni c'è la comunione di mio nipote. Non è che può chiedere ai Pink Floyd? Sì. No, sono già impegnati. Porca vacca. C'è la cresima di mio nipote, Giorgino. Giorgino? Sì, quello del TG1, mio nipote. Va bene, allora abbiamo finalmente il chitarrista. Allora, cominciamo lo spettacolo. Allora, noi siamo un duo musicale, facciamo solo pezzi tristi. Ci chiamiamo il Duo Novembre. Allora, cosa faremo stasera? Stasera presenteremo il nostro album. Noi abbiamo un album, abbiamo vinto il Festival Bar in Bulgaria, perché in Bulgaria sono solo 3 bar. Non c'è niente da ridere, i bulgari sono così poveri che loro per vivere lavano i vetri delle macchine dei marocchini. Però siccome in Bulgaria non c'è neanche un semaforo, li devo ancora dietro fino in Ungheria, non è una vita semplice, ve lo dico. Allora, il problema è questo. Questo album sono circa 300 canzoni che faremo stasera. E sono divise in 2 grandi sezioni. Sono 150 pezzi belli e 150 pezzi brutti. Allora, chiedo a voi, facciamo prima i brutti, che poi chiudiamo in crescendo, o facciamo prima i belli e chiudiamo in calando? Dovete decidere voi, noi siamo nelle vostre mani. Facciamo prima i belli?
Quindi vuoi chiudere incalando? Guarda che ascolti anche quelli brutti dopo, però, eh. Come? Tu sei un buon gustaio, veramente. Allora, bene, allora facciamo prima i brutti, come ha detto il signore, o se no facciamo uno e uno, uno bello e uno brutto, ok? Va bene, allora, il primo pezzo è la storia molto triste di uno che ama tantissimo una ragazza, no? E vorrebbe che lei fosse sua, e lei gli dice, no, guarda, io non sarò mai tua, scordatelo, non mi piaci. E lui insiste, guarda, sia mia, ti prego, siilo, no, non sarò mai tua, non mi piaci. E passano anni e anni e anni così, poi improvvisamente, inaspettatamente, sono sulla spiaggia, lei gli si avvicina e gli dà un bacio, dolcissimo, facendo anche roteare la lingua dentro la sua cavità orale, cioè lo limona. Allora lui capisce che lei finalmente sarà sua, la prende mano nella mano, vanno verso il mare per fare il bagno, solo che lui aveva appena mangiato un bombolone, si pianta nello stomaco e muore di congestione. Il pezzo si intitola The Bombolon Was Killed Me Because You Do Not Enter in the Sea Before It's Past 3 or 4 Hours Because the Digestion is Very Difficult and If You Enter in the Sea Before Maybe Because the Congestion Then You Cannot Chupa. Ok? Allora facciamo questo pezzo. Calma. Ok. Allora. Allora, questo pezzo però è legato al concorso Gene Gnocchi che ci seguirà per tutto il 2023-2024. Si vince un viaggio per due persone a Cupra Marittima, ok? Sì. Una settimana. Allora, il concorso si svolge così. Adesso sceglierò uno di voi con un sistema molto semplice perché tutti dicono no, scegli me. No, con questo sistema non c'è mai discussione. Allora. Io adesso comincerò a sparare all'impazzata in mezzo al pubblico con la fionda delle biglie di ferro, a caso, ok? A caso, il fortunato che viene colpito deve dimostrare di essere sanguinolento e deve indovinare questo pezzo, che io, questo è il pezzo che faccio per il pubblico femminile, perché noi abbiamo, sì, facciamo un pezzo per il pubblico femminile, perché io sono diventato in pochissimo tempo, da quando sono single, un sex symbol pazzesco. Voglio tutte fare l'amore con me, incredibile. Vengo giù dai pullman, gente organizzata, da vercelli, di mondine, vengo sotto casa mia e si sbracciano. Gene, fammi tua. No, siccome partiranno dei pullman anche da San Benedetto. No, io volevo dire alle donne di San Benedetto che io sinceramente più di 16-17 pullman al giorno non riesco a fare, sia chiaro questa cosa. Allora, no, io sono single da poco, perché stavo con una ragazza vegana, no? Sapete chi sono i vegani, no? Sono quelli che non mangiano le cose se derivano dallo sfruttamento degli animali, no? Per dire, lei mangiava il miele solo se le api lo facevano per hobby. Come fai a saperlo? Lei mangiava le costine di maiale solo se il maiale si era suicidato dopo una crisi depressiva. Come facevi a saperlo? No, ma ci si è lasciati per un motivo talmente stupido. Lei aveva l'abitudine di mettersi nuda, no? Completamente, di cospargere tutto il suo corpo nudo di Nutella. E pretendeva che io la mangiassi tutta, ma non lo faceva solo con la Nutella, lo faceva col fritto misto, con le lasagne, le fettuccine. E io gli ho chiesto se lei poteva mettersi sui capezzoli, no? Due puntine dal Casenza. Ma lasciato per questo motivo. Ma lasciato. Allora, facciamo questo pezzo dedicato al pubblico femminile, solo all'altra metà del cielo capirete subito perché. Come on everybody now, everybody come on now. Everybody now come on. Everybody now come on. Okay. No, non ho mai capito. Non credevo che tu non mi amassi mai. Come me non trovavo
avevi mai il coraggio di dirlo, ma poi non ho mai capito. No. Fermati, fermati. Ho visto che tra il pubblico c'è Cecchi Paone. Non vorrei che si ripete. Fatevi un applauso, siete un grande pubblico. No, fatevi un applauso, siete meravigliosi. Un altro, mai avuto un pubblico così, mai. Mai. No, fatevi un altro applauso. No, siccome noi un pubblico così non l'abbiamo veramente mai avuto, no, ma veramente io, se siete d'accordo, vi darei le date della nostra tournée, così ci seguite solo voi a questo punto. Perché noi a questo punto noi vogliamo solo voi. Ok? Allora, se prendete nota, per favore, noi domani suoniamo al matrimonio di Vladimir Luxuria, Platinette e Pecoraro Scanio. Gli abbiamo preso un regalo bellissimo, una frusta a tre velocità bellissima. Poi dopodomani andiamo a Torino, fanno una festa, bruciano tutti gli stampi della Fiat Duna. Dico subito qui c'è, era ora, bravo. Dico subito chi c'è, c'è l'Enel Can, la Polcan, Iachel Can, Popiel Can, Cicil Can, Fufiel Can, Biliel Can, Titil Can e Agnelli. Ecco, sabato prossimo, esserci tutti, ci hanno chiamato all'Idrolitina Jamming Festival. Siamo noi, Nico Fidenco, Gianni Pettenati, e tenetevi forte, non è sicuro, però se le raggiustano in tempo la dentiera c'è anche Rita Pavone, però non è sicurissimo, ok? Poi il 13 gennaio andiamo a Melbourne, c'è la sagra del koala ripieno, ci hanno chiamato, parte un pullman qui da San Benedetto, dalla piazza qua, lo dico perché sono 13.000 chilometri, sono tutte curve, lo dico, è meglio venire già vomitati prima, ok? Venite vomitati, ok? Poi il giorno dopo andiamo a Taormina, mi hanno chiamato Dolce Gabbana per sostituire quel modello, quello in mutande bianche, quello sul gommone. È morto. Ho fatto il bagno che non era ancora passato 3 ore. Poi il giorno dopo, 14, andiamo al Museo Egizio di Torino perché in un sarcofago è stata scoperta la bambina più vecchia del mondo, Cristina D'Avena, Antonella. Poi siamo lì. Sì, ma invece che applaudire, prendi nota. Poi ci fermiamo al Museo Egizio perché intanto che siamo lì guardiamo le prove del concerto dei Pooh, perché i Pooh vivono al Museo Egizio e noi vediamo le prove, ok? Poi il giorno dopo andiamo da Giovanni Rana che lancia il nuovo cannellone, pensato per il mercato siciliano, il cannellone a canne mozze, ok? Lo lancia Giovanni, andiamo da Giovanni Rana, ok? Poi il 31 andiamo a Roma, portiamo la nostra solidarietà agli attori porno, scioperano, sono tutte le sigle, c'è la CGL Sado, CGL Maso, c'è la Will Fetish, c'è la FIFA, la Federazione Italiana Pellazio Masochisti, sì, sono quelli che fanno sesso orale con le piante carnivore, hanno voluto esserci. Poi il 30 torniamo al Lingotto, il mese dopo, la Fiat, perché la Fiat lancia la nuova utilitaria, la Fiat Ikea, costa 20 euro. Però devi montartela tu. Però siccome la cinghia di trasmissione la fanno in Serbia, l'altro lo fanno in Perù, le volte in Giappone, tu te le vai a prendere, poi loro ti danno una brugola del 12 e tu te le monti. Poi il giorno dopo, importantissimo, voliamo a Londra perché mi hanno nominato testimonial delle nuove offerte low cost della Ryanair. Chi è che ha volato Ryanair? Alzi la mano. Allora, chi ha volato Ryanair sa che l'anno scorso c'era l'offerta 5 euro posti in piedi. È vera questa cosa. Quest'anno Ryanair lancia l'offerta 3 euro, però devi stare fuori. Però loro ti danno una retina per i capelli, no? Così quando tu arrivi non sei scompigliato. Poi c'è l'offerta 2 euro, però devi pilotare tu. E poi c'è l'offerta 1 euro, però l'aereo non si alza. Va in autostrada basso, ma va. Okay. Ragazzi, scusate, ma io mi sono rotto i coglioni di volare Ryanair. Scusate, ve lo dico. Mi sono rotto i coglioni. L'altro giorno
No, no, che parta pure l'applauso. L'altro giorno volavo Ryanair col mio vicino di posto, eravamo talmente vicini che ad un certo punto ha soffiato il mio naso pensando che fosse il suo. Non se ne può più. Ci sono delle cose che io non ne posso, non le tollero più, scusate. Io non so qui com'è la situazione a San Benedetto, ma i monopattini, ad esempio. Ma perché i monopattini? Ma perché una volta chi li usava i monopattini? Bambini di 5, massimo 6 anni. Se a 7 anni un bambino usava il monopattino, tu potevi bullizzarlo. Adesso chi li usa i monopattini? 60enni sovrappeso, in giacca e cravatta, ti sfrecciano davanti, ai 90 all'ora. Come fai a bullizzarli? L'altro giorno mi ha sfrecciato davanti uno, gli ho detto guarda che io ti bullizzo. Ha cominciato a dirmi, ma sei proprio uno stronzo, faccia di merda, testa di cazzo, pirla, coglione. Si è tolta il casco, era Mara Maionchi. No, dico, ma è possibile? Ci sono delle cose, che non si possono reggere. Cioè, ma ad esempio, scusate, ma voi ditemi una cosa, lo sapete quanti programmi di cucina ci sono in Italia e in televisione in questo momento? No, dite una cifra. Dai, quante? 117. 117. E domani ne parte un altro, si chiama Master Toast Gay Edition. Sono cuochi gay che sanno fare solo i toast e domani comincia. No, ma è possibile. Adesso andiamo col secondo pezzo. Triste, anche questo è la storia di un ciclista di Rovigo che mentre sta per battere il record dell'ora di Moser entra in vigore l'ora legale. Però per questo pezzo sarebbe molto bello, siccome questo è un pezzo lento, sarebbe molto bello se questa sala si trasformasse in una balera. Vi ricordate quando nelle balere si aspettavano i lenti per poter strusciarsi contro il proprio innamorato, la propria innamorata? Ecco, sarebbe bello se mentre noi facciamo questo pezzo lento voi vi alzaste e ballaste col vostro innamorato, la vostra innamorata, come una volta si faceva nelle balere, ricreando proprio quel clima, quell'atmosfera che c'era nelle balere un tempo. Ok, grazie. Complication all the time, complication all the line. You can see me, can't be blind. Situation every time, everybody kill my line. You can't help it. You can't help it, you don't mind. I know, yes I am. I know what you have. Cassani, uno dei più grandi chitarristi italiani, in uno dei suoi fantastici al solo, facciamo un grande applauso per lui.
Complication all the time, complication on the line. You can see me, you can see me, can be blind. Allora, io volevo dire che io no, è tanto tempo che faccio questo lavoro, ma non ho sempre fatto questo lavoro. Cioè, io ho cominciato, avevo una ditta, noi posavamo la granella sul Buon Dì. Poi è delocalizzato. Poi ho fatto un lavoro strano, ma molto difficile. Cioè, ero molto bravo a dare le cattive notizie. Cioè, mi chiamavano quando c'era da dare una notizia poco piacevole, non bella. Forse perché avevo un particolare tatto, una particolare sensibilità. Allora mi diceva, Eugenio, vai tu, dai. Che... Non so se vi ricordate, ad esempio, quando il povero Berlusconi fu colpito da quel souvenir in Piazza del Duomo, a Milano. Lo ricordate? Ecco, la cattiva notizia, sua moglie, Veronica Lario, e cioè che lui non si era fatto niente. Gliel'ho data io. Sono andato lì, gli ho detto, Veronica, guarda che purtroppo se la cava anche stavolta. Sono stato io a dover andare a dire a Morgan, il cantante, che il gelo aveva rovinato tutta l'erba che lui coltivava in terra. Te la devi comprare, Morgan. Sono stato io a dover andare a dire a quelli dell'Amaro Montenegro che il veterinario non aveva neanche la quinta elementare e per di più beveva solo amaro Averna. Sono dovuto andarci io. Non è mica stato facile, eh? Poi ho messo su un'aziendina, una piccola azienda, e facevamo dei mappamondi, no? La Mondi Mappati, non so se l'avete mai sentita. No, facciamo dei mappamondi, quelli con la luce dentro che si illuminano, no? Su misura. Cioè, non so, uno sul mappamondo non voleva il lago di Garda, per dire. Noi lo facevamo senza il lago di Garda, chi se ne frega. È stato un periodo che facevamo dei mappamondi dove c'era solo la Padania, bagnata a destra dall'Oceano Atlantico, a sud dall'Oceano Pacifico, col Po che si gettava direttamente nell'Oceano Indiano, ma abbiamo venuti un casino. L'ultima cosa che ho fatto è stato rappresentante della Folletto, solo che porca vacca, mi hanno dato la zona delle discoteche di Rimini, e lì la polvere se la tirano su da soli, non c'è niente da fare, ve lo dico perché... Allora, no, volevo dire una cosa, che è molto bello vedervi qui a teatro finalmente uniti, finalmente senza mascherine, perché veramente abbiamo passato 2 anni con la pandemia che veramente non se ne poteva più. Tra l'altro, ufficialmente la pandemia pare che oggi sia finita, non so se l'avete saputo, è arrivata la notizia, proprio oggi hanno abbandonato Burioni in autostrada, quindi... Questo è il segnale. No, ma vi ricordate la pandemia? Ve la ricordate? Cioè, come no, direte. Ad un certo punto, non so se vi ricordate, si era sparsa la voce che Di Maio aveva preso il Covid. Poi è arrivata la smentita. No, no, Di Maio è proprio così di suo. Poi il Covid aveva preso anche Zingaretti, l'ex della Regione Lazio, ve lo ricordate? Lì si è sollevata la comunità scientifica e hanno detto, ma come? Il Covid attacca anche le piante da salotto? Ma vi ricordate che ci filmavamo, cantavamo sui balconi e ci filmavamo, cantavamo che ne saremmo usciti migliori, proprio tolleranti, altruisti, e ci filmavamo su quei balconi mentre cantavamo e tutti quei filmati sono arrivati alla Guardia di Finanza perché si è scoperto che tutti quei balconi lì erano abusivi, cretini noi. Ma vi ricordate che ci lavavamo le mani 700-800 volte al giorno? Ve lo ricordate? Mio cugino, per sicurezza, se le faceva bollire. E la mascherina, ve la ricordate la mascherina? Io ho una figlia piccola, la portavo a scuola con la mascherina, andavo a prendere con la mascherina, la portavo a casa, le toglievo la mascherina, non era mia figlia. Tutto il pomeriggio a chiedere ad altri genitori, ma tu chi hai? Io ho Samantha, io Lucilla, ma deve fare basket, deve andare a ginnastica.
Ma cazzo vuoi? Tornava a casa alle 6 del mattino. Ma è il Green Pass sul luogo di lavoro, ve lo ricordate il Green Pass sul luogo di lavoro? Allora, una notte, piena pandemia, 3 di notte, torno a casa, trovo un ladro a casa mia. Piena pandemia, trovi un ladro, cosa faccio? La prima cosa che ho fatto, gli ho provato la temperatura. Mi ha fatto vedere il Green Pass, mi ha detto sono sul luogo di lavoro. Vabbè, allora ruba quel cazzo che vuoi, stronzo di merda. Però, scusate, questo lo voglio dire, però una cosa positiva, la pandemia l'ha avuta. Voi direte cosa in mezzo a tutte queste disgrazie, queste storture? La pandemia, se ci pensate bene, per 2 estati consecutive ha impedito l'arrivo in Italia dei cantanti spagnoli. Io non so se voi avete presente, ma vi ricordate quando verso aprile-maggio cominciavi a sentire nell'aria ti contigo, ti conmigo, te quiero más, la mi vida, despacito, e passamele infradito, e apro un ciringuito, e capivi che sarebbe stata un'altra estate di merda. Io odio i cantanti spagnoli, li odio. Io so di gente sorda che non vuol guarire, perché non vuol sentire i cantanti spagnoli. Io ho parlato con Greta Thunberg, io sono molto amico di Greta Thunberg, perché non so se lo sapete, ma sono io che gli faccio le trecce. Greta Thunberg mi ha detto che lei non è preoccupata per il riscaldamento globale, per lo scioglimento dei ghiacci, per l'estinzione dei pinguini, no. Lei è preoccupata perché col riscaldamento globale noi potremmo avere i cantanti spagnoli tutto l'anno. Poco prima che morisse, io ho chiesto a Piero Angela, Piero, tu che sai tutto, da dove discendono i cantanti spagnoli? E Piero Angela mi ha detto che analizzando la stella di Rosetta si evince che i cantanti spagnoli discendono tutti da un unico capostipite, Mosè, Miguel Mosè. Non lo sapevate, ve lo dico io. Non lo sapevate, ve lo dico io. Allora, adesso comincia la fase più difficile dello spettacolo, nel senso che noi abbiamo 2 spettacoli, uno veramente bellissimo ed uno spettacolo che fa cagare proprio. Se fare lo spettacolo bello o quello brutto dipende dal pubblico che abbiamo di fronte. Allora adesso noi faremo, voglio la luce in sala se possibile, faremo un test con voi. Allora il test consiste, perfetto, così, voglio vedervi in faccia. Il test consiste in questo, adesso noi eseguiremo una canzone dove tutte le parole di questa canzone finiscono con il suffisso ente, semplicemente, tristemente, dolcemente, simple, quello che volete, però alla parola mancante noi ci fermiamo e voi dovete indovinare la parola che manca, tenendo presente che finisce in ente. Vi dico solo una cosa, se non indovinate non si va avanti. No, lo dico perché abbiamo fatto delle feste dell'unità, si è stati lì anche 9-10 giorni, perché il compagno è molto duro di comprendonio, capite? Tra l'altro non è un pezzo nostro, è un pezzo di un mio amico, Rino Silvestri, sfortunatissimo, ha un'azienda avicola, a Fidenza, 80.000 polli, con l'influenza aviaria, ha dovuto convincere ogni singolo pollo a sedersi su una supposta di tachipirina. Allora facciamo questo pezzo, alla parola mancante mi fermo e voi dovete indovinare, ok, semplice, siete un grande pubblico, ce la faremo, io vi vedo in faccia e so che ce la faremo sicuramente, come on. Un'avventura con te, passata di... Cos'hai detto? Passata di... No, non hai detto mente. Sei di... Passata di... Non ci sono le pile? Sta finendo le pile. Non le avete cambiate le pile? Vuoi che le cambi io? Ce l'ho io delle pile in macchina.
Allora, passata di? Passata di Verdù, chi è che ha detto? Allora vai fuori per favore, accomodati. Passata di re? Recente, fantastico, ci siamo, dai. E anche se soffrir dovrò. Scusate, allora, un'avventura con te, passata di recente, ha lasciato un triste segno in questa povera. Bravissimo, bravo. Avresti già dovuto essere fuori. Ma quella sera però la ricordo vagamente, tua sorella, la ricordo dolcemente, bravissimo, sei di qua, sei di... immaginavo. E anche se soffrir dovrò, sarò felice ugualmente. Bravissimi, siete un grande pubblico, ragazzi, ma siete fenomenali. Questo dolore però mi seguirà. Chi è che ha detto per sempre? Vai fuori. Adesso vai fuori, non hai pagato perché era gratis. Quindi adesso ti accomodi e sei quello del bed and breakfast. No, non sei tu. Mi seguirà? Eternamente, bravissime. Fino a quando tu non tornerai da me. Un'avventura con te voglio passare. Chi è che ha detto velocemente? Abbiamo la sorella di Mogoli, sai? Voglio passare velocemente. Un po' di vergogna la provi? Voglio passare, dai, è l'ultima. Come? Brava, serenamente, bravissima, complimenti, possiamo fare lo spettacolo bello. Allora, lo spettacolo bello inizia con una canzone mia, un pezzo che ho scritto sul mio tavolino con la mia biro, stavo anche mangiando un formaggino mio, e questo pezzo si intitola Purple Rain. Ah, ridete, le vedo in faccia perché la gente non lo sa, ma Purple Rain l'ho scritta io. Ero a Seveso, stava piovendo, pioggia alla diossina, e mi è venuto di getto da scrivere Purple Rain. L'avevo scritta, era talmente bella che la mia prima preoccupazione è stata andarla a depositare alla SIAE, no? Ho preso la linea all'autobus, la linea 27, quella che fa casa mia, SIAE, casa mia, SIAE. E sull'autobus mi è venuto ingenuamente da fischiettare Purple Rain, perché era talmente bello, l'avevo appena composta, ero contento. Finché mi giro sull'autobus non c'era mica Prince, ma guardato con quei due occhietti furbi, vispi, alla Prince, sgattaiolato giù dall'autobus, ha preso la sua auto, una NSU Prince, ed è andato a depositare il pezzo alla SIAE prima di me. Dopo due giorni lui era primo nelle classifiche di tutto il mondo e io ho ancora 426.718 in Emilia Romagna dietro Moreno il biondo. Per questo voglio farvi la mia, perché è mia, Purple Rain. I never to call you any sorrow. I never to call you any pain. I wanna see you laughing. Only want to see you laughing in the purple rain. Only want to see you laughing in the purple rain. I wanna put a baby up in time, I wanna see you.
What's a kind of inside kind of friend I need it to well. Sticky wanna seeking, seeking wanna love her. Only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you laughing in the purple. Allora, io non so se qui a San Benedetto ci sono dei presepi viventi. A Gottamar c'è il presepe vivente. Ecco perché io come primo lavoro ho sempre fatto Gesù Bambino nel presepe vivente di Bagnacavallo. Non so se lo conoscete, il presepe vivente di Bagnacavallo. Non lo conoscete? È famosissimo perché ha due caratteristiche. È un presepe vivente che è aperto tutto l'anno e come seconda caratteristica è l'unico presepe vivente al mondo che è uguale, identico ai presepi non viventi. Cioè, ad esempio, nel presepe non vivente, lei sa che quando metti le pecorelle non stanno in piedi mai, no? Noi abbiamo delle pecorelle vive, vere, ammaestrate a cadere come nel presepe. Quando, ad esempio, tu nel presepe non vivente tu tiri fuori le statuine dallo scatolone, c'è sempre una statuina che gli manca un braccio, una gamba, no? Noi come presepe vivente abbiamo abbiamo dei pastori che hanno rinunciato a un braccio, a una gamba. Non sapevate questo? No, ve lo dico perché no, è morto perché proprio ieri, per esempio, è morto il mio collega Gualtiero Baravelli, che lui ha sempre fatto Melchiorre. È morto, è crollata la capanna dalla parte del bue. Si è rimasto sotto. Tra l'altro, tra due giorni sarebbe andato in pensione come Remaggio, col suo bel TFR, trattamento di fine Remaggio. e niente, non ce l'ha mica fatta. No, volevo dirvi che lui, Melchiorre, lui, voglio fare una cosa, ha sempre portato per 60 anni la mira alla capanna, lui ha sempre portato la mira alla capanna senza sapere che cazzo fosse. Allora no, voglio lasciarvi con... Dove vai, scusa? Vai via? Dove vai? Vai via? Dove vai? Al bagno? Ti aspettiamo. No, voglio farvi un regalo come ultimo pezzo perché avete visto l'estrema semplicità di questo palco, due luci, una chitarra, però per questo pezzo io lo faremo con degli effetti speciali, sono gli effetti speciali che di solito usano nei loro concerti gli U2. Sì, noi siamo molto amici degli U2, di tre degli U2. Con gli U2 ci siamo conosciuti a una festa dell'unità a New York. Ricordo benissimo che noi suonavamo dopo Branduardi e gli U2 suonavano durante Branduardi. Ma con gli U2 c'è stato subito questo bellissimo rapporto perché facevamo le tournée per le highways americane in pullman insieme agli U2 bellissimi e tornavamo da queste tournée
come si torna da una gita aziendale in pullman? Io non so se qualcuno di voi è mai tornato da una gita aziendale, ha fatto una gita aziendale, alzi la mano chi l'ha fatta. Ecco, allora sai benissimo che quando tu torni da una gita aziendale c'è sempre uno sul fondo del pullman che intona una canzone e tutti gli vanno dietro, e questo succedeva anche con gli U2. C'era Bono Vox sul fondo del pullman che intonava questo pezzo, ve ne posso far sentire qualcuno. Uno faceva così, faceva I want a morning, I wake up, beautiful girl, hello, 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 I want a morning, I wake up, beautiful girl. Ma che pezzi meno politicizzati, questo lo facciamo spesso, questo forse lo ricordate di più, facciamo così. Until the ball go away, let's go away, until the ball go away. Let go away, want to go away, let go away when the love is coming and your bel friend drin drin drin. No, e questo no, questo non potete, non se no, questo lo cantiamo, no, non applaudire, questo lo cantiamo tutti insieme, perché questo lo facevamo immancabilmente, lo cantiamo tutti insieme. Non potete non saperlo, faceva così, lo facevamo sempre, faceva. What mausoleum of flowers that came is from the mountain. What mausoleum of flowers that came is from the mountain. And bada bing, perché bada bing rimane anche in inglese. Bada bing non riesce a tradurlo. Non ce la fai. Bada bing, bada bing. Allora, con gli effetti speciali degli U2, chiudiamo in bellezza con gli effetti speciali degli U2, che mi è stato detto essere quelli che di solito usano gli U2 nei concerti. Questa canzone è una storia triste, anche questa è la storia di due gemelli siamesi che litigano continuamente e i genitori non riescono a dividerli. Con gli effetti speciali degli U2, a Making Love. I'm making love with nothing on the phone. Do you want it? It doesn't know. For your letter, she said I love you. It's only the solitaire. She's never got you wrong. Making love, nothing on the phone. Do you want it? It doesn't know. For your letter, she said I love you. It's only the solitaire. She's never got you wrong. There's a time when you meet again, face to face, skin to skin. Thank you.
Making love, nothing on the phone. Do you want it? It doesn't know. For your letter, she said I love you. It's only the solitaire, she's never got you wrong. Ciao San Benedetto. I'm making love, I think on the phone. Do you want it? It doesn't know. For your letter, she said I love you. It's only the solitaire, she's never got you wrong. She's never got you wrong. Ciao amici. Allora, chiudiamo in bellezza allora con la luce in sala, facciamo, grazie, sì, facciamo, voglio la luce in sala perché siete stati un pubblico veramente fantastico e voglio dedicarvi questa canzone, si chiama proprio You and Me, è la storia di un, triste, la storia di un toro che durante la corrida ammazza il torero e poi sposa sua moglie. You proprio dedicato a voi, grandissimo pubblico di San Benedetto, You and Me. You and me, under the sky, under the star. You never wanna speak my time for golden chances, is my time, you never chances, is my time for golden chances. To you. You and me, you and me, under the sky, under the star. You never wanna speak my time for golden chances, is my time, you never chances, is my time for golden chances, is my time for good to you. You and me, you and me, under the sky, under the stars. You never wanna speak my time for golden chances, is my time, you never chances, is my time for golden chances. Oh God, do you, you and me, you and me, under the sky, under the stars. You never wanna speak my time for chances in my time, chances in my time for good, and chances in my time for good to you, you and me, you. Gene, Gene, torna sul palco. No. Finché non ne trovo uno che ci stava davanti. Ciao. You and me, under the sky, under the star. You never wanna speak my time for good, and chances is my time. You never chances is my time for good, and chances is my time for good to you. You and me. Grazie, Diego Cassani. Gene Gnocchi. Maestro. Io colgo subito l'occasione perché mi è parso di vedere primo cittadino della città di San Benedetto del Tronto. Invito qui Antonio Spazzafumo sul palco.
sindaco, ma aveva incrociato Gene Gnocchi? Buonasera e bentrovato. Proviamo a prendere questo microfono qui. Questo è un regalo bellissimo. Cioè, trovare Gene Gnocchi sotto l'albero di Natale non è da tutti i giorni. Volevamo fare un regalo alla città e insomma mi sembra che stasera vi siete divertiti tantissimo. Io purtroppo sono arrivato in netto ritardo, anzi alla fine, perché purtroppo avevo un giro abbastanza lungo stasera e non ce l'ho fatta. Volevo appunto vedere lo spettacolo e mi dispiace. Chiediamo alla platea com'è andata? Sì, chiediamo com'è andata. Ringraziamo l'amministrazione comunale per questo regalo, a quanto pare. Quindi bene. Si sono divertiti. Molto. Sono contento, sono contento. Adesso però riniziamo da capo. Io ho chiesto il bis. Non lo so, è andato via Gene? Magari ci fa un bis? Ma vediamo un po', vediamo. Giusto una cosina per... Oh, eccolo! Io vado via. C'è da aspettarsi qualsiasi cosa. Io ho un po' di paura, devo dire la verità. Volevo sbammarmela via. Bis era quello, non so se l'avete... Ok. No? No? Eccolo! Perché è stanco. Per poco non si è incrociato con il nostro sindaco. Io sono offesissimo perché sei andato a delle cene e non sei venuto qua. Ed è una cosa vergognosa, vergognosa. Cioè, io ne avevo tre, ne avevo. E vergognati anche di più. Cioè, cosa vuol dire? Avevo tre cene, scusa, cosa vuol dire? Ho cercato... Secondo te è una scusa avere tre cene? No, no. Guarda, io se ti ricandidi non ti voto neanche se muori. Sappilo. Come si fa a dire avevo tre cene? Scusa. Comunque io volevo dire una cosa. Vabbè, intanto grazie per essere venuto qua. E... Cioè, ci avete un regalo come amministrazione? No, scherzo, no, scherzo. No, volevo dire questo, che io credo, non so se posso sedermi un attimo, però volevo rivolgermi a questo pubblico meraviglioso, perché credo che dopo uno spettacolo che avete visto voi, uno spettacolo di tale intelligenza, uno spettacolo di tale acutezza, di tale spessore, io credo che sia assolutamente necessario un dibattito. Poi, l'ho detto apposta, perché voi via. Sindaci dibattiti proprio. Grazie, grazie. No, rimaniamo qui per i saluti finali, ovviamente. Questo ringraziamento è doveroso perché comunque il programma continuerà, ci saranno tantissimi appuntamenti sindaco e quindi... È un cartellone abbastanza ricco, quindi... Era per augurarci buon Natale, poi ecco... No, prendo così perché... Io mi metto dietro la sì. Un cartellone di ricco di cene, vuoi dire? Credo di 5-6 kg. L'hai già messo in preventivo? Chissà se c'entra qualcosa in comune di Lipa Tranzone. Magari... c'è stato uno sketch iniziale, sindaco. Non ha visto, vabbè, comunque... Poi c'è anche un amico di Campofilone. Sì, vabbè, certo. Lo vogliamo ancora Diego. Chiamare salutiamo Diego, che e è stato fare un grande applauso, un grandissimo musicista. Guarda che ci hanno creduto, ci aveva creduto. Allora, grazie. Noi andremo, ciao. Io ciao. Volevo l'ultima foto, Gene, se per te, foto, se sei d'accordo anche con i nostri artisti che ti hanno preceduto, quindi facciamo ancora un applauso ad Antonio Malavolta, il nostro tenore, e il comico irriverente inventore Paolo Casagrande. Quindi avanziamo, prego, prego, ospiti, prego, sindaco, povero sindaco. Però non so se era peggio se la prendeva mentre stava facendo l'ultimo sketch. Meglio così, forse. Meglio così. L'ho visto che stava. Vieni, no, Gene. Questo qui non ha fatto niente, no. Fa anche la foto con noi. No. Vieni, Gene. Noi vi ringraziamo e vi invitiamo ovviamente al concerto che ci sarà qui e tutti gli appuntamenti per festeggiare questo Santo Natale, per salutare il 2023 e augurarci soprattutto di sorridere sempre e di stare così insieme e bene sempre anche per il prossimo 2024. Hai fatto la foto?
Allora dammela che la metto sul cruscotto della macchina. Gene Gnocchi, grazie, grazie.